La prima domanda è: quando sei diventata staffetta? Avevo 15-16 anni, 41-42, quando si moriva di fame, di paura. Ecco, abbiamo combinato noi giovani e ognuno aveva il suo compito. Tua nonna aveva il compito di avere dei manifestini, li distribuivo, li davo a quelli che facevano come me una staffetta e da staffetta a staffetta si riempiva Milano di queste cose e molto anche. Emilio, me la prometti una cosa? Cosa? Mi ci porti a ballare domani? La Maria va a ballare tutte le sere. C'è una cantina dove organizzano delle serate. Mi ci porti? La Maria va a ballare di nascosto dopo il coprifuoco, Giulia. Non si può, è pericoloso. Ma se ci va la Maria, ci possiamo andare anche noi. Me lo prometti? Oddio, come se c'è che cantava. C'ho un sassolino nella scarpa. Ai! Sassolino nella scarpa, ai, che mi fa tanto tanto male, ai, batto il piede in su, lo batto in giù, giro e mi rigiro, sembro Belzebù.